Ben ritrovati a voi tutti, cari amici. Sono sempre il vostro nipote Lucì e sempre con l'ospite in casa, quindi parlo zitto zitto. Come vedete dall'immagine di copertina di questo video, il prossimo avversario di Brock Lesnar in vista di Super Showdown, evento arabo che si disputerà giovedì 27 febbraio a Riyadh in Arabia Saudita, sarà Ricochet. Forte del successo del main event dell'ultima puntata di Raw, dove ha battuto Bobby Lashley e Seth Rollins. Poi ovviamente Lesnar ha travolto Ricochet con il suo tornado Forza 5. Poi Asuka ha battuto Natalya per via sottomissione, debutto seppur in no contest ma buono direi di Angel Garza, che nella vita reale ho letto mi pare cugino di Andrade. La sfida contro Re Mysterio è finita in no contest perché ci sono stati degli attacchi tra Angel Garza e Humberto Carrillo. Aleister Black ha battuto Eric Young, poi gli Outlaws of Pain, Cameron Jarre e Buddy Murphy hanno battuto Kevin Owens e Viking Raiders in un match 3 contro 3 ad eliminazione. Drew McIntyre continua ad abbattere avversari su avversari, Mojo Rawley la vittima di questa volta, e poi grande ritorno quello di Ruby Riott, ex membro della Riot Squad, che a sorpresa un attaccato appunto alla sua ex compagna ormai Liv Morgan, che aveva battuto Lana. Quindi ribadiamo, per Super Showdown abbiamo al momento il New Day che affronterà The Miz e John Morrison, valido per i titoli di coppia di SmackDown, e Brock Lesnar contro Ricochet. Inoltre la federazione ha ufficializzato il ritorno on screen di Goldberg, che sarà presente venerdì, questo venerdì, nella prossima puntata di Friday Night SmackDown. E poi, no, notiziona, Rhea Ripley, l'angia campione, massima campionessa femminile di NXT, ha lanciato la sfida, credo per WrestleMania, a Charlotte. Proprio The Queen, la regina Charlotte, sarà presente questo mercoledì ad NXT per dare, tra virgolette, una risposta. Se ce lo farà capire già subito, se accetta la sfida, oppure farà un po' stare sulle spine a Rhea Ripley, che però a NXT TakeOver Portland affronterà Bianca Belair. Inoltre, Randy Orton, la vipera, l'Apex Predator, il predatore supremo, non si è espresso né su scuse né su giustificazioni su quanto ha combinato e ha fatto subire ad Edge 7 giorni fa, sempre in quel di Raw. Bene, grazie a tutti, noi ci vediamo più tardi, tra un paio d'ore, perché subito dopo le 12 uscirò di casa, e quindi ci vediamo più tardi. Ciao.